Onori alla bandiera di guerra dell'Aeronautica Militare. Il generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli è il nuovo capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Il passaggio di consegne tra il generale Preziosa ed il generale Vecciarelli è avvenuto il 30 marzo scorso al 31esimo Stormo di Ciampino, alla presenza del ministro della Difesa, senatrice Roberta Pinotti, e del capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano. Da 93 anni garantiamo la sicurezza aerea del nostro Paese e dei nostri amici, lo abbiamo fatto anche a Pasquetta. Da 93 anni e nessuno se ne abbia male, facciamo cieli sicuri, un concetto, quella della sicurezza dello spazio aereo, messo a dura prova proprio in questi giorni. Oggi lascio la guida della Forza Armata, tempo di bilanci, non per i 3 anni da capo di Stato Maggiore, ma per i 45 passati da pilota, da militare con il tricolore sul braccio. 45 anni di emozioni, ad ogni decollo operativo, ad ogni inno di Mameli, ad ogni passaggio delle frecce tricolori. In 40 anni i confini della sicurezza hanno smesso di coincidere con quelli fisici, geografici. Il mondo è piatto, diceva Friedman, e lo è non solo per la globalizzazione economica, lo è anche per la sicurezza delle nazioni e per il terrorismo. Questa nuova sfida è coincisa con un periodo di ristrettezze di bilancio e l'aeronautica militare ha dovuto individuare soluzioni idonee a garantire il miglior livello di sicurezza in presenza di risorse minori. Ci siamo riusciti e continueremo a farlo. Il capo di Stato Maggiore dell'aeronautica militare chiama a sé la bandiera di guerra. Parto, attenti, compagnia d'onore, presenta, onori alla bandiera. Si dà lettura della nomina del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Reparto, attenti! Con decreto in corso di perfezionamento, adottato su proposta del Ministro della Difesa e su conforme delibera del Consiglio dei Ministri, il generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli è nominato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare a decorrere dal 30 marzo 2016, in luogo del generale di squadra aerea Pasquale Preziosa. Ha ora luogo il passaggio della bandiera di guerra dell'Aeronautica Militare
che rappresenta simbolicamente il trasferimento di comando della Forza Armata dal generale di squadra aerea Pasquale Preziosa al generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli. Compagnia d'onore, presenta! Parto, attenti! Compagnia d'onore, presentato! Onori alla bandiera! Mi sia consentito ora di rivolgermi più direttamente ad ognuno dei 41.284 militari e 4.117 civili che oggi costituiscono l'Aeronautica Militare. Dopo 93 anni di storia, di sfide difficili e di prove faticose, ma anche di dimostrazioni esaltanti, ben conoscendo la determinazione, il carattere, le profonde motivazioni, i valori e gli autentici ideali di tutti voi, donne e uomini dell'Arma Azzurra, nonostante la complessità di questo momento, guardando voi io nutro grande ottimismo. Guardando tutti voi io altro non vedo se non un percorso ancora più edificante per ciascuno di noi ed un promettente e luminoso futuro per tutta la nostra amata aeronautica. Nel sottolineare questa continuità, per l'appunto una continuità che è rinnovamento e mantenimento di valori, una continuità e una determinazione che ancora oggi è più importante, perché oggi gli eventi sono incalzanti, le minacce sono sempre più numerose. Devo dire il sistema paese che ha richiamato il generale Preziosa, io credo stia rispondendo in modo significamente professionale, la dimostrazione per quanto riguarda me, che rispondo per le Forze Armate, di fronte al Ministro, di fronte al Governo, di fronte al Paese, dimostrando che le Forze Armate italiane non sono davvero seconde a nessuno e questo vale anche per le altre istituzioni del Paese. A noi militari è richiesto di essere pronti a rispondere con prontezza a quanto il Difesa ci chiede da fare, per difendere i valori di libertà, democrazia e rispetto ai diritti umani che fanno parte del nostro giuramento. È un momento solenne e importante, siete qui molti per questo, perché il momento di un cambio di responsabilità è sicuramente un momento emozionante per coloro che lo vivono, per il generale Preziosa, per il generale Vecciarelli, ma poi per tutti coloro che fanno parte oggi dell'aeronautica, per coloro che ne hanno fatto parte, per le famiglie, io dico anche per il paese che guarda con attenzione a questa forza armata. Per quello che riguarda la mia esperienza è il quinto avvicendamento da quando sono ministro e ho sempre visto come questi passaggi di testimoni siano un momento fondamentale per l'organizzazione militare. L'elemento centrale è che c'è un continuo rinnovamento, ma nello stesso tempo c'è un mantenimento, un accrescimento dell'efficienza. Una sorta di ossimoro del rinnovamento nella continuità. Però è un po' così e di questo hanno bisogno le forze armate, perché c'è bisogno di impulsi nuovi, ma c'è anche bisogno di una stabilità d'insieme che consenta alle forze armate di mantenere, diciamo, la saldezza
nella propria, nel proprio ruolo, nelle proprie responsabilità.